Taglio dei vitalizi, la legge oggi alla Camera. Industria, Istat, boom di fatturato e ordinativi. Evasione fiscale, Raul Bova condannato a un anno e mezzo di carcere. Sbarca oggi alla Camera la proposta di legge targata PD per tagliare i vitalizi ai parlamentari, ex deputati ed ex senatori. La norma, che porta la firma del Dem Richetti, è sostenuta anche da 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia. Stando ai numeri dunque, già domani potrebbe arrivare il primo via libera per poi passare al vaglio del Senato. Ma la sfida a Montecitorio, dove oggi arriverà anche Beppe Grillo, è tutta su chi si intesterà la patria potestà della misura anticasta. Boom del fatturato dell'industria a maggio, che segna un aumento dell'1,5% rispetto al mese precedente e porta al 7,6% la crescita tendenziale annua. A rilevarlo è l'Istat, che indica dati positivi anche per gli ordinativi, con un incremento del 4,3% su base mensile e del 13,7% annuo. Raul Bova è stato condannato a un anno e 6 mesi di carcere per evasione fiscale. L'attore, accusato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, avrebbe evaso tra il 2005 e il 2011 quasi 700.000 euro. Il giudice monocratico gli ha concesso la sospensione della pena e la non menzione. Daria Bignardi lascia la Rai, la direttrice di Rai 3 fa sapere via Le Mazzini in una nota, ritiene ormai concluso il suo proprio percorso lavorativo nella società. Un'esperienza unica e preziosa per la giornalista, che, si legge in una nota della Rai, non ha richiesto nessun tipo di buona uscita. E questa era l'ultima notizia. Per gli ulteriori aggiornamenti collegatevi al sito adncronos.com. Grazie di averci seguito, arrivederci.